Provo, provo, scusate. Amiche ed amici di Futsal TV, saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Ajessa Mime di Verona. È la ventunesima giornata, la sesta di ritorno della serie A New Energy. È Olimpia, Verona, savia testa Mantova. I giallo-blu di Luca Castagna hanno ormai ben poche chance di salvezza, ma vogliono giocarsela al meglio, provando a concretizzare, a trasformare in punti quei miglioramenti a tratti mostrati nelle ultime settimane. I biancorossi del grande ex Pino Mirella sono invece penultimi, soli sei punti più in su. E nonostante alcune prestazioni molto onorevoli, sono anch'essi alle ultime chiamate disponibili per agguantare, quantomeno la zona playout al momento però distante ben 11 punti. Andiamo subito alla lettura delle due formazioni in rigoroso ordine numerico. Da una parte l'Olimpia Verona di Luca Castagna con il 2 Magrone, 3 Fiore, 6 Portinari, 8 Nardi, 9 Wani Claro, 10 Lucaian oggi al rientro, 13 Bortolotto, 16 Jorge Santos, 17 Giannattasio, 19 Ugas, 22 Mazzoni, 89 Portuga dall'altra parte Bianco Rossi di Pino Milella con il 2 Ricordi, 5 Leleco, 7 Baroni, 8 Donadoni, 9 Esulito, 11 Mascherona, 12 Fontaniello, 15 Salas, 17 Lemos, 21 Ninze, 22 Donin, 28 Cabessa. La terna arbitrale oggi al Pala AGSM con il primo arbitro Saverio Carone di Bari, il secondo Antonio Den Campanella di Venosa, il crono al crono Elena Lunardi di Padova. È Tutto pronto dunque per questo Olimpia Verona Sabbia Testa Mantova, sesta di ritorno, ventunesima giornata complessiva della Serie A New Energy 23-24. Si affrontano ultima e penultima in classifica. Sicuramente però un derby del Mincio. Tutto da vivere, tutto da gustarsi. Sempre ovviamente in diretta su Futsal TV attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi in questo primo tempo. L'Olimpia Verona in completo blu dettagli gialli da sinistra a destra invece in completo rosso con banda eh, diagonale eh, bianca il Savia Testa Mantova è tutto pronto dunque il primo giro al pallone lo darà l'Olimpia Verona reduce dalla sconfitta 5 a 1 Casalinga settimana scorsa sul parquet però del Pala Le Grazie contro il Piero Sigeno Cosenza invece sconfitta anch'essa Casalinga il Pala Neolu 8 a 5 contro l'Eco City Genzano per la squadra di Pino Minella, tutto pronto, anzi è cominciato il match con il primo pallone giocato subito da Jorge Santos, trattenuto nettamente e vistosamente da Jesulito, probabilmente da giallo, nettamente da giallo questo fallo, dopo nove secondi di gioco probabilmente Carone non se l'è sentita di estrarre subito il primo cartellino della gara, era andato via secco Jorge Santos Rodriguez, miglior marcatore della squadra di Luca Castagna al pari di Jacopo Ugas con 5 gol realizzati, trattenuto da Jesulitto, uno dei nuovi arrivi della sessione di mercato di riparazione di dicembre-gennaio per la squadra di Pino Milella. Si è provato su punizione Portuga. Diciamo oggi siamo in fase iniziale di cronaca con il rientro di Luca Ian Battista. La bestia assente dalla sfida. Dello scorso 16 dicembre sul parquet del Pala le Grazie contro Feldi Eboli, che era una sfida cominciata nel migliore dei modi per la squadra di Luca Castagna con il vantaggio firmato Portuga. Dopo l'infortuna Jan. una brutta defezione sicuramente per due mesi abbondanti che hanno spento anche le residue, già poche speranze del Olympia Verona di giocarsi al meglio e con tutte le proprie possibilità. La salvezza. Mascherona ha giocato verso Jesulito. Giocato anche da Tiago Lemos. Spalla la porta a Cabessa, ci prova prova a girarsi. Ha capito tutto Juani Claro che ha deviato il pallone in fallo laterale. Ancora Tiago Lemos che cerca di destreggiarsi in buca per Cabessa che si gira bene con il destro. Molto bravo il numero 88 Biancorosso, È stata che una deviazione. Calcio d'angolo. Dunque scaturito appunto da questa conclusione deviata del numero 88 della squadra di Pino Milella 13 reti per lui nel campionato a cui si è aggiunto anche il gol realizzato nell'unica gara disputata in Coppa Italia contro il Napoli 6 a 2 sconfitte quindi eliminazione già al primo turno così come il primo turno è stata eliminato anche l'Olimpia Verona attenzione la palla buona per Tiago Lemos e qui c'è un autentico miracolo da parte di Alessandro Mazzoni che va a respingere la conclusione del numero 17 bianco-rosso grande parata di Mazzoni nuovo calcio d'angolo dunque in favore del Savia Testa che cerca di Imporre subito il proprio ritmo, il ritmo ancora Mascherona che ci prova, una, uno dei tanti ex in campo. Il lancio poi di Mazzoni verso Jacopo Ugas, il migliore dell'Olimpia Verona in queste ultime settimane, a segno anche diverse volte in modo consecutivo. È stato poi il tocco di Cabessa che è stato l'ultimo a toccare, poi furbescamente ha provato a eseguire subito, velocemente, la rimessa laterale, servendo Esulito. Nulla di fatto. Carone è irremovibile sulla propria decisione. L'ultimo tocco è stato proprio dell'88 bianco rosso, quindi la rimessa è in favore dell'Olimpia Verona con Guani Claro. È la prima conclusione verso lo specchio della porta di Ricordi per l'Olimpia Verona. Ricordi che ha vissuto la prima parte di stagione in giallo blu, realizzando anche un gol proprio contro il Saviatesta Mantova nella gara d'andata dello scorso 4 novembre al Pala Neolù, il momentaneo 1-1 poi. Vinse 10 a 3 la squadra di Milella. Attenzione a Jesulito, Jesulito che va con il tocco sotto a tu per tu con Mazzoni, va a scheggiare la parte alta della traversa. Grande occasione per il Savia Testa Mantova. Da una parte un solo tentativo. Mentre andiamo a riammirare ri l'occasione di Jesulito. La palla vagante dopo il contrasto e Jesulito che si presenta tu per tu con Mazzoni. Il tocco sotto pregevole, davvero bello. Per un giocatore che ha già segnato 7 gol in questo primo, questo primo scampolo di stagione. Grande giocata di Ugas nel frattempo che va via a maschera una Ugas. Il tocco poi di Diago Lemos. La palla è uscita. Si tratta di calcio d'angolo in favore dell'Olimpia Verona davvero incontenibile. A tratti in queste ultime partite, Jacopo Ugas. Dimostrazione anche il gol di sabato scorso realizzato al Piero Sigeno Cosenza per il momentaneo 1-2. Poi sfida che si è conclusa 1-5. La tripletta di Pellesigno, le reti di Potti e Filippino. Torniamo in cronaca, però, con la palla scodellata dal lato opposto da parte di Jorge Santos. Ha provato Portuga Deviazione, prova poi a ripartire Cabessa. Ha capito tutto e ha fermato il classe 93 Jacopo Ugas, che poi lamenta anche un fallo. Non... È dello stesso avviso l'arbitro. Siamo fermi ancora alla prima irregolarità commessa dopo soli 9 secondi da parte di Gesulito. Una vistosa trattenuta su Jorge Santos che l'aveva saltato. mascherona che ci prova, calcia bene. Dopo un'uscita Ricciolo dal blocco, va a calciare centrale. Però ha deviato Mazzoni. Nuovo calcio d'angolo in favore del Savia Testa Mantova che sta facendo decisamente preferire in questi primi 2 minuti e 19 secondi di gioco. Ne mancano 17 41 all'intervallo con Cabezza che si aggiusta il pallone con il destro. Fa partire un conclusione potente che sorvola non di molto la traversa della porta difesa da Mazzoni che sembrava però in controllo, Mazzoni che da qualche settimana è titolare della porta giallo-blu al posto di Alessandro Fior infortunato, infortunato oggi anche Caichelemesce Florentino mentre dicevamo importante il rientro di Luca Iann, squalificato anche il capitano William Roccia attenzione a Portuga che attraversa il centro del campo Va a guadagnare la metà campo offensiva, ci prova con un destro centrale ma sicuramente insidioso, respinto da ricordi. Diciamo Ricordi è arrivato al Sabia Testa Mantova nella sessione di mercato di dicembre, nell'ambito di uno scambio di portieri con Alessandro Fior che ha fatto rientro in giallo blu dopo l'esperienza di due anni fa, sempre appunto con l'allora Ella Sverona. Dopo appunto essere andato al Mantova, rientra in giallo blu con uno scambio con Alessandro Fior. Il lancio del neo entrato e rientrante Lucaian Battista verso Juan Ignacio Claro, che però non può controllare. Importante il rientro della bestia del numero 10, Lucaian Battista, il giocatore nativo di San Paolo, classe 83, uno dei giocatori più rappresentativi del panorama del futsal mondiale. Nel frattempo, però, proprio Lucaian che perde di vista per un attimo Tiago Lemans ci prova il numero 17 con una conclusione di prima all'altezza del primo palo. Ha capito tutto. Ha messo in corner nuovamente Mazzoni. Nel frattempo sbuccia la conclusione in precarie condizioni di equilibrio. Cabessa che poi va a anticipare Jorge Santos che non riesce a far ripartire il contropiede. Lemos in diagonale con il destro. La respinta dopo di Luca Jan che va a sporcare la conclusione. Prova a ripartire. Fase convulsa. Mascherona ha un po' di spazio. Allarga verso Cabessa che rientra sul destro. Allarga verso. Thiago Lemos di prima con il mancino, palla sull'esterno della rete, ci sono a frattempo anche le lamentele di Jorge Santos Rodriguez all'indirizzo del secondo arbitro di Antonio Dan Campanella della sezione AIA di Venosa che va a redarguirlo solo verbalmente, non c'è stata alcuna irregolarità secondo i due arbitri, è quindi ripartita la squadra virgiliana con la palla giocata da Mascherona prima e Cabessa poi alla verso il... Lato destro del fronte offensivo biancorosso. Il tentativo di prima di Tiago Lemos che si è spento sull'esterno della rete a Mazzoni, impossibilitato di intervenire. Juan Ignacio Claro evita un paio di interventi dei difensori di Impino Milella. La conclusione poi in diagonale: un tentativo probabilmente di tiro cross, ha capito tutto e ha respinto Gesulito palla poi persa, Jorge Santos, ha giocata Jorge Santos, palla sul sinistro e la grande parata di Enrico Ricordi, grande giocata di Jorge Santos Rodriguez vicino al sesto gol stagionale, ha saltato e ha seminato un paio di avversari, si è portato il pallone sul mancino in diagonale, ma ha murato tutto, guadagnando qualche metro e murando lo specchio di porta. Enrico Ricordi nel frattempo il fallo di Portuga ai danni del neoentrato Vander Mendes Salas, uno dei quattro Salas che militano nella nostra serie New Energy, il numero 15, classe 97, ex tra le altre, Chaos Real Cefalue Lazio, che ha provato ad andarsene a superare la guardia del Mago Portuga, proprio davanti alla panchina giallo-blu sulla banda di destra dell'attacco virgiliano. Ci ha provato appunto Vander Gomez Salas. Mendes Salas, scusate, ha atterrato Portuga, allargando forse anche troppo il braccio, punito da Carone. Il primo fallo dell'Olimpia Verona, grande conclusione con il mancino di Gesulito che chiede la deviazione, deviazione concessa ravvisata anche dagli arbitri. Che conclusione! Replay con la regia curata da Filippo Piovesan, grande mancino di Gesulito che va lasciato di sasso. Alessandro Mazzoni si è stampato sulla traversa, palla recuperata in un primo tempo da parte di Jorge Santos sul tentativo di disimpegno di Salas, stava per rimbolarsi davanti a Enrico Ricordi che comunque ha capito tutto, è uscito dalla propria area di porta con i piedi allontanato, tempestivo, sempre pronto, presente dei riflessi, Ricordi. Claro, servito con la pisata da Lucayane. Un attimo di incertezza tra Jorge Santos e Portuga che si contendono quasi questo pallone, incerti su chi andare. L'ultimo tocco poi è proprio del 16 spagnolo, ex tra le altre il Poso Murcia Aen ah, Saragossa-Levante nella serie A del proprio paese. Prima esperienza lo scorso anno in Italia con la Fortitudo Pomezia, 8 gol realizzati. C'è un altro ex Fortitudo Pomezia in campo tra le fila del. Savia Testa Mantova si tratta proprio di Tiago Lemos lo scorso anno per lui sette reti con la maglia della formazione laziale. Torniamo in cronaca con un altro dei tanti ex in campo. Enrico Donin, che ha servito Lucas Baroni. È arrivato invece anche lui nella sessione di mercato di dicembre dal Feldi Eboli, per lui quattro reti finora in campionato divise equamente. Due con il a Testa Mantova, due in precedenza con la Feld Eboli. Mascherona prova a servire sul secondo palo. Salas, giocatore da cui aveva proprio ricevuto il pallone, in scivolata Luca Ian mette in fallo laterale davanti alla panchina giallo-blu. È proprio Mascherona ad incaricarsi. Siamo entrati nel sesto minuto di gioco del primo tempo con il tentativo proprio di Lucas Baroni, in diagonale col mancino. Ha parato Mazzoni, ha ribaltato l'azione Ugas, ci ha provato poi Portuga ad andarsene a Mascherona. Anche lui l'anno scorso in giallo-blu, due reti per lui nella stagione della promozione. Due squadre appunto che lo scorso anno militavano in Serie a 2, nel girone A l'Olimpia Verona ha vinto e promozione conquistata nel girone B sesto posto e poi ripescaggio in estate per il Savia Testamantova che appunto è arrivata a sesta nel girone B di Serie a 2, quello vinto dall'Eco City Futsal Genzano, ai playoff ha superato al primo turno il CDM Genova, allora Sampdoria, Sampdoria Futsal e poi al secondo turno il Canosa, fermandosi in semifinale contro il Pirossigeno Cosenza che poi ha vinto. I playoff e appunto ha conquistato la promozione. Mascherona allarga sulla sinistra per Salas e la palla in verticale verso Lucas Baroni. L'ultimo tocco è di Juan Ignacio Claro, invece l'ultimo arrivato al pari di Emanuele Fiore per l'Olimpia Verona, dunque ha acquistato Claro, Fiore e Fior, cedendo in compenso al Mantova. Appunto, ricordi calcio d'angolo in favore del Saviattestamanto, va con Salas che tocca verso Donin che prova ad azionare il proprio mancino, poi va con il destro, ha ah, strozzato, sporcato e rallentato la conclusione Giannattasio verso Mazzoni, poi se ne va Ugas vincendo un rimpallo, Ugas si destreggia bene Giannattasio, poi all'inizio da Juaniclaro che salta un uomo, Lucaian di prima verso Ugas, ancora verso Lucaian, conclusione che sembrava essere svirgolata. C'è stata comunque una deviazione per una rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona. Squadra di casa che dunque la batte con Luca Ian. La palla verso Gianattaso, anzi verso Juani Claro che mette dentro. Poi con la testa Lucas Baroni verso Salas che punta Ugas, prova a ribaltare l'azione. È proprio Salas che salta. Ugas che lo atterra. Cartellino giallo che mi sento di dire nettamente troppo severo. Estratto da Antonio Dan Campanella. Probabilmente ha perdonato in precedenza Carone gli interventi di Jesulito e Portuga e per lui si è sostituito in sua vece, diciamo Antonio Dan Campanella che va ad estrarre il giallo verso Jacopo Ugas per questo intervento e danni di Salas che aveva spezzato molto bene il raddoppio accentrandosi, il raddoppio portato da e Ugas, atterrato appunto dall'ex Novacom Autopistoia dal nativo di Cagliari, il giocatore sardo appunto, davvero incontenibile nelle ultime settimane, nelle sue sgroppate offensive in solitaria, a spezzare diversi raddoppi, diverse pressioni avversarie. Mascherona, quindi primo giallo della gara per Jacopo Ugas, due falli per l'Olimpia Verona 1, per il Savia Testamanta va sempre 0-0 il punteggio sul tabellone del Palages SM AIM, per questa ventunesima giornata, sesta di ritorno della Serie A New Energy. Donin in buca centralmente per Lucas Baroni che cerca di girarsi poi il contrasto con Jacopo Ugas, la trattenuta questa volta di Lucas Baroni, si lamenta la panchina giallo-blu e anche i giocatori in campo chiedendo il giallo anche verso il giocatore ospite dopo quello combinato a Jacopo Ugas. Nel frattempo invece il cartellino giallo viene estratto da Carone per proteste all'indirizzo del direttore generale dell'Olimpia Verona Mirko Renier, se non vado errato, se non mi sbaglio, sembrava proprio diretto a lui il cartellino giallo per proteste Giannattasio allarga sulla sinistra per Mani Claro, cerca di uscire dal pressing alto del Savia Testamantova, Comunque con questa palla però fuori misura verso Luca Jan. Nel frattempo spalla la porta Salas, cerca di destreggiarsi, si gira. Ha deviato Claro in calcio d'angolo, nel frattempo è entrato sul parquet anche Leandro da Silva per tutti l'Eleco, classe 86, anche lui grande protagonista in maglia giallo-blu nelle scorse due stagioni, soprattutto lo scorso anno con la maglia dell'Olimpia Verona, 24 reti realizzate e anche un ruolo da vice allenatore al fianco di Luca Castagna, allenatore giocatore, diciamo, e uno dei principali artefici e protagonisti della promozione dello scorso anno, appunto, 24 reti realizzate per lui che già con il Mantova ha vissuto una precedente esperienza, quindi un grande ritorno. Sempre come fedelissimo di Pino Milele, Lucas Baroni si destreggia molto bene Baroni! Calcia in diagonale con il destro, grande giocata del 7 ex Feldieboli e anche tra le altre, già al Mantova in precedenza Bisceglie, Rarieti e Chaos. Che giocata a deludere la guardia di due giocatori giallo-blu, si è portato il pallone sul destro, ha calciato in diagonale come avete potuto ammirare dal replay, ha calciato in diagonale davanti a Mazzoni, un diagonale però che si è spento a lato di pochissimo, a centimetri dal palo, forse anche millimetri. Grande occasione per il sabbia testamentova che dal punto di vista delle occasioni da gol si sta facendo decisamente preferire, si sta mostrando più pericolosa anche se pure l'Olimpia Verona può vantare. E così si può dire una grande occasione davanti ai ricordi bravissimo a murare Jorge Santos Rodriguez Cabessa rientrato sul parquet, stampa nuovamente il palo secondo legno del Savia Ma dopo quello colto su punizione da Esulito, la deviazione di Portuga sul tentativo di assist di Leleco verso Felipe Donadoni e il vantaggio all'ottavo minuto del primo tempo per il Savia Testamantova, l'autorete di Portuga il replay che ci mostra nettamente la deviazione di Portuga nel tentativo di anticipare Felipe Donadoni destinatario del passaggio di Leandro da Silva Leleco una deviazione, una zampata che ha messo fuori causa totalmente ha spiazzato Alessandro Mazzoni dunque al tavo minuto di gioco al Pala AGSM AIM Olimpia Verona 0, Savia testa avanti a 1 l'autorete del Mago Portuga di Fabiano D'Oliveira Barretto L'Eco aveva cercato il neoentrato Felipe Donadoni, non raggiungendolo. Per effetto della deviazione, però poi letale, fatale per Bazzoni da parte di Portuga. Autorete delle più classiche. Ugas ha un po' di spazio, prova ad azionarsi, prova ad azionare la propria velocità. Ugas doppio passo, cerca di accentrarsi. Viene fermato da. Felipe Donadoni è stato lui a commettere il fallo, il terzo del Savia Testa Mantova in questo primo tempo, in questa metà scarsa, questi primi 8 minuti e 28 secondi di gioco, 11.32 al termine, Olimpia Verona dunque è chiamata a reagire, è chiamata a ribellarsi a questa eventualmente ventesima sconfitta in 21 partite che maturerebbe, anche se è ancora prestissimo, ci sono ancora 31 minuti e 32 secondi di gioco effettivo da disputarsi. 31 minuti e 32 secondi, tutti da vivere, sempre ovviamente su Futsal TV, calcio di punizione, posizione insidiosa, una posizione da cui ha fatto male alla Fortitudo Pomezza dopo mezza su ex squadra un mese fa. Jorge Santos ha parato, ricordi, ha parato anche sul tapping di Gianna due volte decisivo, attenzione, perde palla, Jorge Santos su Leleco, Leleco in diagonale col mancino, aveva perso palla da ultimo uomo. Jorge Santos ha vinto poi il duello spalla a spalla Leleco, si è presentato davanti a Mazzoni con l'esterno Mancino, però si è perso sul fondo la il suo Mancino, la sua conclusione diciamo, troppo larga. Lucayan in buca bene, cerca di farlo verso Portuga, ha capito tutto e ha deviato verso un compagno, verso Donin Cabessa. Cabessa dicevamo autore di. 13 reti più anche uno in Coppa Italia in questa stagione. Il secondo miglior marcatore della squadra di Pino Milella. Dietro a Miseo González con 16 reti. Miseo oggi assente. Portuga ha recuperato palle su Donadoni. L'ultimo tocco è poi di Jesulito a contrasto con Portuga. Carone che va poi a redarguire, a richiamare alla calma proprio l'89 giallo-blu. Autore dell'autoroll sfortunatissimo all'ottavo minuto che sta per il momento decidendo questa sfida del Palages M.I.M. Salvatesta Vantava dunque in vantaggio. Salvatesta Mantova che cerca la seconda vittoria stagionale, l'unica effettiva, l'unica regolare, valida in questa stagione. Nel frattempo ha monito anche Mascherona a contatto, a duello, troppo veemente con Jorge Santos, inquadrato dalle nostre telecamere in questo momento. Jorge Santos ha aiutato a rialzarsi da... Lucaian, Jorge Santos colpito con troppa forza, troppa vigoria da parte di Mattia Mascherona ha munito il secondo giallo della gara dopo quello combinato a Jacopo Ugas dicevamo Mantova che ha conosciuto in questa stagione una sola vittoria ha ottenuto una sola vittoria a fronte di 4 paregge e 15 sconfitte 67 gol fatti è addirittura il sesto attacco del campionato ma con 116 reti è la peggior difesa Davanti solo, davanti addirittura anche alle 102 reti subite dall'Olimpia Verona, che invece ha il peggior attacco con 26 reti. Jorge Santos su punizione: un qualcosa a metà tra un passaggio e un tiro che si perde sul fondo sotto l'attento sguardo di Enrico Riccorda. Nel frattempo esce Dario Raffaele Giannatasio, rientra Juan Ignacio Claro, dicevamo. Del sabato a testa Mantova che ha ottenuto una sola vittoria. Nella gara d'andata 10 a 3 lo scorso 4 novembre al Pala Neolù di Mantova: tre reti di Galan, 3 di Miseu, 1 di Cabessa, Donin, Leleco e Lemos. Per l'Olimpia verona invece, ricordi Giannattase e Lucaian. L'altra vittoria era stata ottenuta contro l'Ital Service Pesaro, nelle marche per la squadra di Pino Minella. Poi, però, vittoria invalidata 6 a 0 a Tavorino per l'Ital Service Pesaro. Nel frattempo, altro. Cartellino giallo questa volta a Orge Santos per simulazione. Aveva provato ad andarsene a Mattia Mascherona, secondo Antonio Dan Campanella, particolarmente severo in questo avvio di gara in questa prima metà scarsa di primo tempo. Si tratta invece di simulazione, diciamo di un campanella particolarmente severo perché sono stati estratti tutti da lui i tre cartellini gialli di questo primo tempo di questa partita. Ugas Mascherona e ora Jorge Santos Rodriguez più flessibile, più meno severo decisamente Carone, che però ha ammonito Renier in panchina il direttore generale dell'Olimpia Verona per proteste. Pesulito verso cabeza, cerca di girarsi. La, fa buona guardia. Juan Ignacio Claro, Attenzione a Jorge Santos, Jorge Santos palla sul mancino. Decisivo l'intervento di ricordi e di Felipe Donadoni. Ancora Jorge Santos pericoloso il più pericoloso in questa prima parte di gara per l'Olimpia Verona. Ora un intervento. Questa volta di Donadoni si sta un po' incattivendo e innervosendo la gara. Stavolta è stato un tocco di Donadoni sul volto, una manata sul volto di Jorge Santos Rodriguez ha Monito, il quarto cartellino giallo della gara. Per stare, per limitarsi, solo ai giocatori in campo, ai protagonisti in campo. Oltre appunto al giallo Renier per proteste sulla panchina giallo-blu, il secondo giallo anche per il Savia Testa Mantova che va a pareggiare questa classifica, diciamo il conto dei cartellini gialli, due per parte, da una parte appunto per i padroni di casa Ugas e Jorge Santos, dall'altra Mascherona e ora Felipe Donadoni ha rischiato un po' Jorge Santos perché si è dimenato a terra. Dopo aver subito questo colpo era stato poco fa ammonito per simulazione, proprio per un intervento per un, dopo un contatto con Mattia Mascherona. 5 a 2 il conto dei falli, 5 falli commessi già da Savia Testa Mantova che al prossimo, alla prossima regolarità e ci sono ancora 9 minuti e 59 secondi da giocare in questo primo tempo. Concederebbe un tiro libero all'Olimpia. Attenzione a Juan Ignacio Claro sottoporta sugli sviluppi della punizione battuta da Luca Lucayan. Mancino di poco a si perde poco distante dalla porta difesa da Ricordi. Si tratta, va ora al primo timeout tecnico. Non abbiamo sentito suonare la sirena dopo che il timeout è stato chiamato. Se non erro l'ha chiamato, vi confermo, l'ha chiamato Pino Milella, il primo timeout tecnico di questo match. Non ha ancora, ancora usufruito Luca Castagna. dicevamo di questa ventunesima giornata, la sesta di ritorno della... Serie A New Energy che ha il preso il ieri con 4 anticipi. La vittoria esterna della Eboli sull'Eco City Genzano 2-0. Esterna anche il successo 3-1 dell'Olimpus Roma, capolista, nettamente indiscussa capolista sull'L84. Vittoria davvero di prestigio e pesante. Successi invece interni casalinghi del Sandra Battavellino sull'Ital Service Pesaro 5-1 dello Sporting Sala Consilina sull'Active Network 1-0. Rete di Stigliano. Stesso risultato e stesso marcatore della gara qui di un mese fa, lo scorso 27 gennaio, al Palage SM Heim, appunto, fu Olimpia Verona 0. Sport in sala, Consilina 1 e la rete sempre di Raffaele Stigliano. Rientrate in campo sul parquet le due squadre con il Savia Testamantova in possesso palla Esulito che gioca verso Cabezza, solito contatto molto fisico, solito duello molto fisico con Juaní Claro, se allunga troppo il pallone Cabezza. È intervenuto Luca Jan che scodella verso Jorge Santos di testa in anticipo e facile all'indietro. Tiago Lemos verso Ricordi, Esulito cerca uno spazio per imbucare, andare nuovamente dal pivot Cabessa. Si destreggia bene poi con la palla sul mancino. Ci prova Maschero un tentativo quasi di alleggerimento, poco convinto. Un paio di deviazioni, poi rientra in possesso. Palla l'Olimpio Verona con la suola Jorge Santos verso Ugas che allarga sulla sinistra per Juan Iclaro. Cerca di consolidare il possesso della formazione giallo-blu di Luca Castagna. L'imbucata poi di Luca Ian, Gioca bene ora l'Olimpia con un rapido spostamento del pallone da una parte all'altra del campo, del fronte d'attacco. Jorge Santos imbuca per Luca Ian, che litiga un po' col pallone, controlla male. E poi l'ultimo tocco, sempre della bestia Paulista, va a indirizzare il pallone da Ricordi. Poi cerca l'imbucata. Tiago Lemos che si accontenta forse con troppo anticipo della rimessa laterale. Ci stava credendo Ugas, che va però a toccarla comunque quando il pallone ha superato la linea laterale del campo sugli sviluppi, sulla battuta della rimessa laterale. Tiago Lemos a cercare a trovare Cabessa Si è provato al volo col mancino, sempre pericoloso. Anzi col destro, scusate. Anderson Carvalho dos Santos per tutti appunto Cabessa. Palla poi lunga di Ugas verso il Entrato Nardi che controlla bene. Cerca poi il cross. Portuga anticipato da Ricordi. Portuga sfugge il pallone Enrico Ricordi. La zampata di Portuga. Prima e poi il gol nella porta giusta 1 a 1. Resta a terra. Toccato probabilmente in modo duro, ma regolarmente Ricordi su questo tentativo di anticipare poi nuovamente Portuga. Dopo che il portiere tra le altre, ex Acque Sapone Pescara, metà Catania e Camedosson lo scorso anno. Si è fatto sfuggire il pallone sul cross, sul tentativo di suggerimento centrale da parte di Federico Nardi. Buon pallone lavorato e giocato subito al primo possesso della propria partita da parte di Federico Nardi, che proprio all'altezza del corner ha messo dentro un pallone su cui Ricordi era nettamente in anticipo, attenzione a Cabessa, fermato da Claro, può ripartire poi l'Olimpia Verona proprio con Nardi, che cerca la conclusione direttamente dalla propria metà campo, non lontanissima dai pali di Ricordi, che comunque sembrava in completo e assoluto controllo, diciamo Ricordi in anticipo su Portuga, si è fatto però sfuggire il pallone da Rapace, da con grande senso del gol l'89 giallo-blu a toccare alle spalle dell'estremo difensore, anche ex Olimpia Verona. E dunque dopo l'autoretta all'ottavo minuto, la rete, quella giusta, nella porta giusta, al dodicesimo per Portuga. Dunque croce ed elizia di questo primo tempo per l'Olimpia Verona, protagonista nel bene e nel male, protagonista su entrambi i lati del campo. Prima l'autogol, poi il gol, è lui che va a determinare da una parte e dall'altra su ambo i lati. L'1-1 sul tabellone del Pala AGS m Quando i minuti ne sono passati esattamente 12. Ugas il corner, palla verso Portuga. Gran palla per Nardi. Splendida giocata tutta volante sulla battuta del corner dell'Olimpia Verona. Ugas che scodella per Portuga che di prima al volo va da Nardi. Di prima al volo anche il numero 8. Una conclusione che però sorvola la traversa della porta difesa da Ricordi. Ora Ugas che va... A fermare, a contrastare il tentativo di Esulito, che è sempre molto pericoloso quando cerca di superare. Attenzione a Portuga che recupera palla sul tentativo di fraseggio nello stretto da parte di Cabessa e Tiago Lemos, e poi vede fuori dai pali ricordi cercando di sorprenderlo. Conclusione fuori misura. Siamo Esulito, sempre molto pericoloso quando si destreggia e cerca di divincolarsi. Con rapidi giochi di gambe e finte di corpo, per poi azionare, portarsi il pallone sul mancino e azionarlo. Il suo mancino sempre pericoloso, come dimostrato in precedenza, con la traversa colpita in pieno sul battuta direttamente di un calcio di punizione a Mazzoni, praticamente immobile, impossibilitato di intervenire, stampata completamente la traversa. Altro legno colpito da a testa Mantova, poco dopo da Cabessa, Cabessa che ha inserito Mazzoni. Pochi secondi fa, Cabezza palla sul mancino. Prima salta Portuga, poi calcia verso la porta di Mazzoni. Ha deviato in modo decisivo Nardi, sostituendosi al proprio portiere. 7-22 al termine del primo tempo. Olimpia Verona 1, Savia a testa Mantova 1. Autorete di Portuga e gol di Portuga. Ancora Cabezza. Ancora Mazzoni che questa volta blocca in due tempi. Può lanciare lungo verso Ugas, che però va a toccare con il tacco. Attenzione al colpo di testa di Tiago Lemos che rischia l'autogol, sorprendendo un po'. Ricordi, calcio d'angolo in favore dell'Olimpia Verona. Il replay, l'abbiamo visto poco fa, della conclusione di Cabessa, attenzione la palla dentro a Ugas. Ugas si immola esulito e poi sul tappin, sul rimbalzo, Portuga fuori misura. Grande occasione per l'Olimpia Verona, Ugas dopo... Una corta respinta della difesa virgiliana stava per calciare nella porta rimasta praticamente sguarnita, si è immolato e ha respinto in scivolata un intervento alla disperata esulito. Poi con il mancino calcia bene con entrambi i piedi indifferentemente con il destro e con il sinistro cabessa, in questo caso però un tiro che si perde. Fuori dallo specchio, 6 minuti e 45 secondi. Timeout chiesto anche da Luca Castagna. Seconda sospensione tecnica di questo primo tempo. Seconda e ultima hanno esaurito il timeout a propria disposizione, sia Castagna che Milella. 6 minuti e 45 dunque. 1-1. all'ottavo minuto l'autorete di Portogallo, dodicesimo. La rete nella porta corretta da parte appunto del numero 89 del Mago Fabiano D Oliveira Barretto. Gli ultimi due anni vissuti al Ciampino Aniene. Il precedente al Real San Giuseppe, 55 gol negli ultimi tre anni, quest'anno 16 nello specifico con il Ciampino Aniene, quest'anno Ciampino Futsal e quest'anno per Portuga invece si è, del, si è trattato in questa stagione, in questo campionato, del quarto gol realizzato. Abbiamo detto degli anticipi giocati ieri con due vittorie interne e due vittorie esterne, quelle di Olympus Roma e Feldeboli, quelle in casa invece di Sandra Battavelina e Sport in sala con Selina. Oggi alle 15 si è giocato il match tra Ciampino Futsal e Came Treviso con la vittoria 5-2 della formazione Veneta. A chiudere il quadro poi oltre a Olimpia, Verona. Savia Testa Mantova, il match delle 18.30 di oggi tra Forte Dudo Pomezza e Meta Catania e alle 18.15 domani con diretta su Sky Sport Piero Sigino Cosenza, Napoli Futsal. Sono rientrate sul parco le due squadre. Olimpia Verone e Savia Testa Mantova. Hanno ripreso le ostilità. È entrato in campo anche l'eleco. C'è Donin ricevuto da Salas, ancora Donin che allarga sulla sinistra verso Tiago Lemos. La giocata Tiago Lemos! Splendida iniziativa personale del 17 biancorosso che si presenta poi davanti a Mazzoni, leggermente decentrato sulla sinistra del fronte offensivo virgiliano. calcia con il destro fuori di poco. Grande occasione ancora per il Savia Testamantova che ha avuto probabilmente le migliori occasioni, anzi senza probabilmente sicuramente le migliori occasioni di questo primo tempo, anche se comunque non sta rubando nulla con il. Gol del pari l'Olimpia Verona, quantomeno per il carattere e l'orgoglio mostrato. Donin, palla sul mancino, ha capito tutto Ugas che poi è un po' sfortunato sul rimpallo. È su l'ultimo tocco, è calcio d'angolo in favore della formazione ospite, è proprio Donin che scodella al centro per Salas che controlla con il petto, perde qualche metro, riallarga sulla destra Donin che cerca di azionare il proprio mancino, Salas va un po' a infilarsi in un imbuto, a perdere. L'abbrivio giusto in questa azione ha comunque messo in fallo laterale Jorge Santos. Resta dunque in zona d'attacco e Savia testa. L'eleco all'indietro con la suola verso Donin all'interno del cerchio di centrocampo. Gioca ora a lungo il pallone la squadra bianco-rossa con Salas atteso e affrontato da Luca all'indietro da Donin. Cerchio di centrocampo ancora Donin con il destro. Una deviazione di Jacopo Ugas. 5 minuti 14 secondi con un nuovo calcio d'angolo in favore del Savia Testa Mantua. Calcio d'angolo che andrà a battere ancora Riccodonino. Nel frattempo esce proprio Tiago Lemos, rientra Lucas Baroni. Il tentativo di direzione di, di Salas, Mandermendes Salas. Attenzione a Ugas che può ripartire. Ugas, Ugas cerca della gara e verso Juan Ignacio Claro con l'esterno. Un assist però un po' troppo debole. Un tentativo di passaggio un po' troppo debole, ha capito tutto e ha respinto dunque in fallo laterale. La difesa bianco rossa. Jorge Santos in surplus. Palla sul mancino. Jorge Santos aveva sorpreso completamente Enrico Ricordi, un gran mancino. Che era guadagnato il, lo spazio giusto. Qualche metro. Dopo essere partito praticamente in surplus da fermo, aveva guadagnato spazio sul diretto marcatore. Poi un bel mancino con una conclusione potente, ma di poco imprecisa. Si è persa di poco sul fondo. del Nordia, Santos, che ha recuperato Ugas. Ugas ha spazio, Ugas. Ugas ancora ricordi a Murarlo. Guadagna comunque rimessa laterale l'Olimpia con Lucaian. Lucaian con il destro da lontano. Conclusione un po' velleitaria, va a lamentarsi. Poi con il compagno, con la maglia numero 19. Jacopo Ugas, ex appunto alto vicentino Leonardo Cagliari e nuova come autopista. Lo scorso anno per lui. 7 reti. Con la maglia della formazione toscana. Poi retrocessa. Attenzione a Salas. Salas che va prima ad evitare di colpire per, per eludere poi l'intervento in uscita di Mazzoni, ma poi va a calciare o quantomeno a mettere dentro la posizione troppo defilata non c'è nessun compagno che può arrivare all'appuntamento col pallone, attenzione alla spizzata aerea di testa quasi calcistica di Luca Jan per l'inserimento alle sue spalle di Jacopo Ugas recupera palla poi Jorge Santos che evita anche la rimessa laterale Jorge Santos poi cerca di saltare senza fortuna l'ex Feldieboli Lucas Baroni rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona sul lato destro del fronte offensivo giallo-blu Jorge Santos è indietro da Claro Ugas di lui si alza Donin, la grande giocata di Ugas strepitosa, una giocata proprio da football di strada o futsal, proprio di quelli spettacolari. Grande giocata di Jacopo Ugas, in grande confidenza con ogni giocata, con ogni aspetto del gioco in questo momento. Luca Ian recupera in pressing su Salas, concedendo comunque la rimessa laterale. Primi minuti sul parquet anche per Pietro Portinari che Subentra proprio a Jacopo Ugas che va a rifiatare in panchina. Lo richiama dunque Luca Castagna. Il lancio lungo per evitare i guai da parte di Leleco. In una zona in cui però c'è solo Alessandro Mazzoni. Juan Ignacio Claro, troppo lungo per Luca Ian che cerca in salto di controllare un pallone. Francamente impossibile. 3 minuti e 17 secondi. È rimasta a 5 falli la formazione di Pino Milella. Una match che si era un po' appunto incattivito, innervosito in quei frangenti, in quei minuti. Poi rientrato sui binari dell'equilibrio e della correttezza. Pesulito cerca di giocare il pallone, cerca di destreggiarsi sulla guardia di Portinari. Cede all'Eleco. L'Eleco che cerca di andare via a Jorge Santos Rodriguez che però... Non si fa sorprendere, non si fa superare in velocità del capitano biancorosso e protegge il rinvio dal fondo, battuto da Mazzoni con l'esterno di prima Portinari. Un tentativo comunque apprezzabile di servire di prima Lucaian Siamo entrati negli ultimi tre minuti del primo tempo al Pala GSM Heim, 1-1 ancora tra Olimpia Verona e Savia Testamantova. Un 1-1 determinato completamente da Portuga, prima l'autogol poi il gol. Gesulito ha ricevuto da Salas, cerca di destreggiarsi nuovamente, allarga completamente il fronte del gioco verso l'Eleco che guadagna qualche metro, prova una conclusione ben poco convinta con il Mancino, ricicla comunque il possesso, il Saviatesta testa con Salas che imbuca da Gesulito, l'intervento in scivolata di Lucayan che guadagna poi palla con grande destrezza, attenzione Lucayan che allarga verso Portuga, Portuga cerca di imbucare sul secondo palo verso Portinari, rimasto poi a terra. L'eleco si tocca la coscia, se non vado errato, ha aiutato poi a alzarsi da Portinari. Esce nel frattempo Lucas Baroni, rientra Cabessa per il Saviatesta. Ha recuperato palla davvero con grande veemenza e grande carattere. Lucajan, prima in scivolata su Esulito e poi anche a contrasto con Salas. Palla dentro con Cabessa che poi non riesce ad entrare in possesso del pallone prima che questo. Vada a varcare a superare la linea laterale del campo, proprio l'altezza della linea mediana. Rimessa laterale dunque in favore dell'Olimpia Verona. Stiamo poi per entrare negli ultimi due di questo primo tempo, due minuti e sette secondi per l'esattezza, ultimi 127 secondi da vivere di questo primo tempo al pala GSM Haim, poi resterà un altro grande secondo tempo da vivere. Mazzoni, palla lunga verso Luca Ian. Spalla alla porta, Luca Ian. Resta ai piedi di con il mancino. Bel duello con Van der Mende e Salas. Ha perso l'equilibrio, poi è rimasto in piedi Lucayan sul lancio di Mazzoni che andiamo a riapprezzare a contatto anzi con Mattia Mascherona, non con Salas, si è portato poi il pallone col Mancino, sul Mancino ha concluso verso la porta di Ricordi non centrandola, è proprio Ricordi che guardando qualche metro va a giocare da Mascherona che allarga bene per Esulito, Esulito! perso completamente dai radar difensivi giallo-blu e davanti a Mazzoni non perdone firma il 2-1 a 1 37 dal termine del primo tempo esulito, ottavo gol stagionale completamente in tilt la difesa giallo-blu ha guadagnato metri, è uscito dalla propria area di porta ricordi in fase di impostazione ha giocato centralmente da mascherona verso Mascherona che ha allargato molto bene in posizione di pivot verso Esulito sul lato destro del fronte offensivo virgiliano Esulito si è potuto presentare indisturbato a tu per tu con Mazzoni e con il mancino non ha perdonato calciando con precisione verso il secondo palo, verso il palo lontano e infilando all'angolino a mezza altezza impossibilitato di intervenire estremo difensore infessore giallo-blu nuovo vantaggio dunque le Savi a testa che proverà a mantenerlo fino all'intervallo, attenzione però a Ugas. Il tentativo di rimonta dell'Olimpia Verona. Attenzione a Salas che ha recuperato palla, cabessa. Salas, palo a porta, praticamente spalancata. Incredibile occasione, attenzione Ugas, 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 palo. Anche per l'Olimpia Verona c'è stata una deviazione. Calcio d'angolo, incredibile. Emozioni da una parte e dall'altra, capovolgimento di fronte, non c'è un attimo di sosta. Un palo da una parte, a porta spalancata, colpito da Salas. E un palo anche dall'altra, con Ugas. Attenzione a Portuga, Ugas che va a guadagnare poi, probabilmente, un altro corner. È stato un contrasto poi molto duro, proprio tra Ugas e Jesulito Restano a terra i due. È rimasto a terra esulito che si tocca davvero dolorante il ginocchio. Sembra davvero qualcosa di grave perché sembrano preoccupati anche i suoi compagni intorno a lui. Si tocca mani nei capelli sia per Salas che per Cabessa. Le nostre telecamere che vanno a... Immortalare, ad assistere ai soccorsi prestati a Ugas e soprattutto a Jesulito si è già rialzato il 19 giallo e blu. Ben più difficoltà invece per il 9 bianco rosso, aiutato a rialzarsi. e portato a braccia fuori. Sta vistosamente zoppicando. Ci eravamo preoccupati perché vedevamo sia Salas che Cabessa con le mani tra i capelli, come a pensare a prefigurare qualcosa di molto grave effettivamente sta vistosamente zoppicando anzi non riesce a camminare viene portato fuori a braccia esulito aiutato anche molto sportivamente da Jorge Santos sempre grande sportività e grande amicizia nel futsal da una parte e dall'altra di là dei colori diciamo poco fa davvero un grande susseguirsi di emozioni un'escalation proprio di emozioni da una parte e dall'altra con il nel frattempo, torniamo in cronaca con Jorge Santos. Affrontato da Donin. Jorge Santos prova a portarsi il pallone sul mancino. Allarga verso Lucayan. Lucayan perde l'attimo buono per andare alla battuta. E su di lui rientra Mascherona. Ancora Lucayan. La giocata. Lucayan, che prima elude l'intervento del centrale difensivo bianco-rosso, Mattia Mascherona con una grande giocata, con un gioco di prestigio, con una pisata davvero splendida. E poi davanti a Ricordi ci prova con lo scopetto mancino. Palla che si perde di poco di pochissimo sul fondo <coughs> poco lontano dal palo alla sinistra di ricordi diciamo in precedenza prima di questa occasione per Lucaiane nel giro di pochissimi secondi due clamorose occasioni e due pali da una parte e dall'altra uno per parte prima il contropiede con Cabessa e Salas soli davanti a Mazzoni la palla appunto dell'88 verso il 15 che ha colpito a porta praticamente sguarnite, spalancata colpendo un clamoroso palo, dall'altra parte una veloce ripartenza, un veloce ribaltamento del fronte da parte di Ugas che ha calciato potente con il destro verso il primo palo, è stata anche una deviazione probabilmente di ricordo, forse di un difensore e quindi si è anche proceduto al corner per l'Olimpia Verona con Ugas che appunto col suo destro ha colto la base del palo e poi questa importante occasione per Luca Olimpia Verona quindi pienamente in partita nonostante il nuovo svantaggio, nel frattempo però... Ci prova dopo questa bella azione in verticale e la sponda di Cabessa. Tiago Lemos ha parato nuovamente con i piedi Mazzoni. 15 secondi. Donin sporca e attutisce il suo mancino. Jorge Santos ha raccolto dunque Mazzoni. Claro, cerca di andare verticale da Lucayan e poi ha recuperato palla a Cabessa, impegnando nuovamente, saggiando i riflessi di Mazzoni con il mancino in diagonale. A lamentarsi la panchina giallo-blu chiedendo un tocco di mano, tanto, no. nel frattempo c'è un po' di confusione con l'eleco, in campo con la casacca. non capiamo cosa stia succedendo è stato un po' di convulso della gara anche l'eleco in campo nel frattempo va ad esaurirsi il primo tempo qui al Pala GSM, Olimpia, Verona e Savia Testamantova vanno al riposo con la formazione ospite di Pino Milella in vantaggio per 2-1 due volte in vantaggio prima con l'autorete di Portuga e poi con la rete di Jesulito momentaneo per ora inutile Pari dell'Olimpia Verona, proprio con Portuga, che dopo l'autogol si è riscattato realizzando nella porta giusta. Dunque, vi do appuntamento a tra poco per la ripresa qui dal Pala a GSM AIM, qui con Olimpia Verona, Savia Testa, Mantova. Bentornati dal Palace SM Heim di Verona, dove Olimpia Verona e Savia Testamantova sono pronte a dare il via alla ripresa delle ostilità. Questa sfida valevole per la ventunesima giornata, sesta di ritorno della Serie A New Energy 23-24. Primo tempo che si è chiuso con il vantaggio esterno. Vantaggio della formazione ospite di Pino Milella, grande ex della sfida all'Olimpia Verona dal 2020 al 2022. Una promozione dalla serie B alla serie A 2 e poi un bel campionato nella serie cadetta diciamo di un Savia Testa Mantova che dunque ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-1 per effetto dell'autorete di Portuga all'ottavo, Qui ha risposto Portuga un gol questa volta nella porta corretta al dodicesimo per il momentaneo 1-1 al diciannovesimo poi Jesus Antonio Solano Otero per tutti Joselito, poi uscito. Infortunato, difficilmente lo rivedremo in campo nella ripresa. Toccato, è uscito vistosamente zoppicante. Cabessa cerca subito la giocata. Si gira con il destro, posizione di pivot, sempre molto pericoloso da disinnescare. Il numero 88 biancorosso ha deviato in calcio d'angolo. Juan Ignacio Claro, proprio Cabessa, che riceve ancora Cabessa con il destro di prima intenzione, proprio dalla battuta del corner da parte di Rico Donin. Ha Calciato però a lato, Cabessa che ha colpito un palo nel primo tempo, tre legni per il Salve a Testa Mantova nella prima frazione di gioco, colpiti da Jesulito su calcio di punizione da Cabessa e nella finale a porta praticamente spalancata da Salas. Dall'altra parte un legno, una base del palo colpita anche da Jacopo Ugas. Quattro pali totali, sette falli con il Savia Testamantova. 9,59 dal termine con ancora tutta la seconda metà del primo tempo da giocare che aveva già raggiunto quota 5, ma poi a quota 5 è rimasta. Ugas cerca la fuga personale, è anche l'ultimo a toccare dopo il contrasto e l'intervento difensivo da parte di Mattia Mascherone, uno dei tanti ex in campo, così come Enrico Donin, come Leleco, come Enrico Ricordi. Alessandro Fioran anche oggi indisponibile, però attenzione a Tiago Lemos che riceve il filtrante da parte di Cabessa, viene poi però fermato da Mazzoni, poi disimpegno errato da parte di Jorge Santos, malinteso con Portuga. Siamo entrati nel secondo minuto e ci sono stat da state due occasioni importanti per il Savia Testa nel... Nel primo minuto di gioco, nel frattempo, guida la carica dell'Olimpia Verona Jorge Santos che va a calciare un tentativo murato dalla difesa biancorossa. Il doppio passo di Thiago Lemos, poi il tentativo di Veronica, senza problemi. Il tentativo e l'intervento difensivo da parte di Jacopo Ugas. Mascherona, Thiago Lemos, Dunin gestisce il pallone, il possesso palla in zona difensiva in fase arretrata. Il Savio a testa Mantova con il lancio di ricordi verso Mascherona. A metà strada tra Mascherone e Cabessa il lancio dell'ex portiere dell'Olimpia Verona in questa prima metà di stagione e poi anche di Camme d'Ossone lo scorso anno, tra le altre. Jorge Santos sulla destra per Portuga che controlla male. Pasticcia litiga con il pallone, Proprio davanti, poco lontano da Luca Castagna che dà comunque indicazioni ai suoi. Tiago Lemos Donin, due torno bene i due, poi Mascherona proprio all'altezza della linea del tiro libero cestistico indietro per Cabessa che cerca lo spazio giusto per servire i compagni. Decide poi per l'opzione Donin sulla destra, la banda di destra sempre accentrandosi sul mancino per il giocatore anche della nazionale. Cabessa, bella giocata Cabessa davanti a Mazzoni a calciare con il destro di pochissimo fuori. Deve aggiustare la mira. Forse Cabessa, anche sfortunato in diverse occasioni nel corso del primo tempo con il palo colpito, poi molto bravo Mazzoni su di lui più volte meriterebbe il gol la gioia personale per quanto fatto fin qui da Anderson Carvalho dos Santos, cabessa classe 93. Scorso anno 52 reti totali con la maglia Sempre del Savia Testa Mantova, ex tra le altre anche Aniene e l'84. La giocata cercata sulla banda di sinistra da parte di Jorge Santos, ha velocemente recuperato palle l'Olimpia con Portuga, Portuga in scivolata a mettere in fallo laterale poco lontano dal corner Tiago Lemos ex anche lui Fortitudo Pomezia, la fortitudo Pomezia, l'ex squadra lo scorso anno anche di Jorge Santos, i due erano compagni di squadra, attenzione alla rimessa laterale, battuta in zona d'attacco per Olimpia Verona, cerca di muoversi in zona offensiva per ricavarsi lo spazio per andare a calciare in porta Jorge Santos, ha fermato la difesa virgiliana, ha recuperato l'Olimpia Verona che torna da Mazzoni, poi Juaniclaro Claro verso Portuga che duetta con Jorge Santos, prova ad autolanciarsi Ugas che va anche a riguadagnare il pallone, a vincere il duello con Mascherona verso Portuga, ha parato una conclusione centrale ma molto velenosa Ricordi, non è riuscito a trattenere e poi ha allontanato in modo definitivo Mascherona concedendo quantomeno la rimessa laterale all'Olimpia Verona, 17 minuti 8 secondi, tutti da vivere, tutti ovviamente su Futsal TV, in scivolata Giacolemos, aziona Donin, Donin col mancino, ha deviato, ha concesso la rimessa laterale proprio davanti alla panchina giallo-blu. Ani Claro esce. Jacopo Ugas a rifiatare, rientra Dario, Raffaele, Gian 16 16,59 da un secondo. Siamo entrati nel quarto della ripresa. Rimessa laterale in zona offensiva per eh, per il Salvatore Testa Mantova con Cabessa, Posizione di surplus, cerca di accentrarsi. Poi ha messo una zampa Dario, Raffaele, Gian E poi. Mascherona che fa carambolare il pallone lo scaraventa addosso a Portuga, guadagnando, perdendo qualche metro, ma guadagnando la rimessa laterale. Rimessa laterale di cui si incarica Tiago Lemos. Deve aspettare qualche secondo. Gli restituisce il pallone Lucayan si dice 47, ancora nessun fallo, nessuna irregolarità in questa ripresa per vedere la prima nel primo tempo, avevamo dovuto attendere solamente 9 secondi con la vistosa trattenuta di Esulito, grande giocata, Tiago Lemos verso Mattia mascherona, il gol dell'ex esulta comunque, quarto minuto splendida azione della squadra di Pino Mirella, 3 a 1 splendido duetto, splendido scambio Tiago Lemos, cabessa Tiago Lemos, davanti a Mazzoni il 17 ex Pomezia non è andato per la conclusione personale ha allargato spalancando praticamente la via del gol a Mattia Mascherona piazzato, piattone destro di prima intenzione nella porta ormai sguarnita e 3 a 1 per il terzo gol stagionale appunto di Mattia Mascherona anzi secondo regolare diciamo secondo valido, ne aveva segnato uno anche nella sfida vinta sul campo ma poi invalidata dalla sentenza della tribunale contro il Sava Mantova, diciamo una vittoria 5-2 sul campo, poi 6-0 sconfitta a tavolino, aveva segnato Di Mascherona. Poi l'unica rete regolare, diciamo valida da eh, tenere in considerazione la sua stagione nella sconfitta. 2-5 Casalinga al Palanelù contro la Came Treviso. Prova a reagire l'Olimpia Verona, oro sotto di due per la prima volta in doppio svantaggio in questa gara. Olimpia Verona, che era rimasta sempre. Attaccata con le unghie al match, nonostante qualche occasione di troppo concessa al Mantova, ora si trova per la prima volta sotto di due. Duello: Salas, Portuga il tocco sotto, Vandermende Salas 4 a 1. Vince, stravince il duello fisico con Portuga e scavalca Mazzoni con un morbidissimo tocco sotto. Andiamo a vedere il replay. Il lancio con le mani di Ricordi. Duello: sembra in vantaggio Portuga che poi però perde il controllo anche visivo, forse col pallone. Ne approfitta Van der Mendez Salas che va a scavalcare Mazzoni poi in uscita e a firmare il settimo gol del suo campionato in totale otto in stagione, computando anche il gol in Coppa Italia realizzato contro il Napoli Futsal. Time out chiesto da Luca Castagna che cerca di far riordinare le idee ai suoi giocatori. Cerca anche di rompere il ritmo, un ritmo forsennato del Savia Testamantova in questa prima parte, in questa primissima parte di ripresa, primissima parte di ripresa in cui nel giro di pochi minuti il Savia Testamantova si è portata dal più 1 al più 3, dal 2 a 1 al 4 a 1 con le reti di Mascherona e Salas, appunto dicevamo per il primo, per Matteo Mascherona si è trattato del secondo gol stagionale e poi per Salas invece del settimo in campionato, 8 considerando la rete in Coppa Italia. Rientrano sul parquet le due squadre. L'Olimpia chiamata la grande impresa, chiamata un'impresa praticamente impossibile. Meno 3 ora per la squadra di Luca Castagna. Portuga cerca l'imbucata verso Luca Ianna che aspettava il pallone in posizione di pivot. C'è stata una deviazione. Poi il pressing di Giannattasio su. Tiago Lemos va a guadagnare quantomeno la rimessa laterale in zona offensiva, anzi su Felipe Donadoni cerca poi di destreggiarsi. Luca Ian scivola, recupera palla Mascherona, lotta da terra comunque Luca Ian che resta in possesso del pallone giocandolo poi verso Gian Portuga ha capito tutto Mascherona sul servizio un po' debole, un po' timido da parte dell'89 gialloblu. Ha guadagnato poi sul recupero proprio di Portuga. La rimessa laterale in zona offensiva il Mantova già battuta da Mascherona. Ma è Salas che cerca di disorientare con una serie di finte Giannattasio Mascherona fa girare bene il pallone il Mantova ma ancora è forte di un triplo vantaggio ed è totalmente in confidenza e in controllo della gara è passato ora il primo quarto di ripresa 15 minuti esatti al termine la giocata cercata di recuperare la palla Giannattasio, Giannattasio che va da Lucayan. Lucaian, Lucaian perde l'equilibrio in più occasioni si dispera in panchina Luca Castagna il pallone di Giannattasio sembrava un po' in controtempo per Luca Ian, non precisissimo, ha dovuto fare fatica la bestia, giallo-blu, a controllare il pallone. Nel frattempo si può lanciare Salas, Salas anticipato da Mazzone, attenzione a Salas, ancora Salas, 5 a 1, vince il rimpallo, Olimpia, Verona totalmente frastornata, Savia a testa Mantova, dominatrice dell'incontro in questo avvio di ripresa, 5 a 1, ancora Vander, Mendes, Salas. Aggiorniamo dunque il ruolino, e il conto per il numero 15 biancorosso. Fanno 9 gol in stagione, 8 di questi in campionato, 1 in Coppa Italia. Provvede subito ad inserire, anzi, no, il portiere del momento Luca Castagna. C'è un attimo anche di indecisione sulla panchina giallo-blu. Sembrava uscire Mazzone. Attenzione a Orghe Santos, ha parato. Ricordi ha deviato poi in rimessa laterale l'eleco. Ora esce, sì. Alessandro Mazzoni, portiere di movimento già a 14 minuti e 27 secondi dal termine per Luca Castagna, ma ora il punteggio, il tabellone del pala GSM Heim dice 1-5, Giannattasio quindi come quinto di movimento, Jorge Santos allarga verso Luca Jan, palla per Ugas, ancora Luca allarga sulla destra per Jorge Santos, palla sul mancino si accentra, ancora per, eh, Luca Iann, Ugas, Luca Jan cerca di muovere la linea difensiva virgiliana all'Olimpia facendo un po' fatica però con difficoltà nel portarsi a ridosso della porta di ricordo dell'area di porta per trovare la conclusione Ugas lo fa poi fa partire un bel mancino in diagonale stava per diventare anche un assist all'altezza del secondo palo per l'inserimento di Juan Ignacio Claro ha deviato ha messo in fallo laterale ricordi Giannattasio il portiere di movimento power play dunque per Luca Castagna Luca Ian Jorge Santos ancora Giannattasio torna a lavorare ai fianchi l'Olimpia perché cerca subito di entrare nel match quantomeno di diminuire il passivo, Jorge Santos, su di lui Lucas Baroni, Luca Ian, c'è stato un tocco di mano, forse no, non sono di questo avviso gli arbitri, né Carone né Campanella, che non sono dunque d'accordo, ricordiamo anche la terna arbitrale, quest'oggi presenta il Pala di SMA, i miei due arbitri sono Saverio, Carone di Bari, Antonio Dan Campanella di Venusa, al crono Elena Lunardi di Padova, 13:36 al termine, sempre... Olimpia Verona 1, Savia Testa Mantova 5. Un punteggio che ha assunto proporzioni severissime per l'Olimpia Verona nei, tra il quarto e il sesto della ripresa con le reti di Mascherona e la doppietta di Vandermendes Salas. Attenzione alla palla persa con Donin che cerca la porta, non la trova. Aveva perso banalmente il pallone. In fase di disimpegno, l'Olimpia con un passaggio di Giannattasio verso Jorge Santos, controllato male dal giocatore spagnolo. Donin, proprio all'altezza all'interno del cerchio di centrocampo, aveva provato a cercare direttamente la porta, senza fortuna. Ora c'è una fase un po' di manovra disordinata da parte dell'Olimpia Verona. con Palla poi persa dal Savio a testa Mantova, Jorge Santos verso Lucayan. Si riappropria, va, torna ad occupare la metà campo del Savio a testa Mantova in massa con il portiere di movimento. L'Olimpia Verona a cercare il gol del 2 5 che potrebbe ridare un po' di speranza per l'ultima metà del secondo tempo. Ultimo quarto di gara, Giannattasio, palla verso Portuga e poi Jacopo Ugas a mettere dentro il 2-5, bellissima azione dell'Olimpia Verona, nel frattempo chiama time out Pino Milella per cercare di spezzare il ritmo e togliere un po' di fiducia all'Olimpia Verona che è tornata appunto in fiducia, bellissima manovra della squadra di Luca Castagna che ha sfruttato benissimo il power play, la palla scagliata, tesa, forte da... Giannattasio verso Portuga sul secondo palo, di testa l'89 al centro, nel cuore dell'area di porta, verso Jacopo Ugas, che ha potuto in tutta tranquillità depositare nella porta ormai sguarnita e dunque va a firmare il sesto gol della propria stagione. È il terzo consecutivo dopo quello realizzato sul campo dell'L84 alleini e nella gara di sabato scorso al Palale Grazie contro il Pirosigiano Cosenza. Sesto gol stagionale diventa il miglior marcatore della squadra di Luca Castagna, Jacopo Ugas, a coronare davvero sempre più un periodo a livello personale ottimo, davvero di grande forma. E dunque Portuga che dopo l'autogol e dopo il gol va anche a realizzare un assist. Il punteggio resta però abbastanza complicato da rimettere in piedi, da recuperare per l'Olimpia Verona. Comunque, meno 3, 2, 5. È stato chiamato il time-out da Pino Minelli, le squadre sono ora rientrate sul parquet e sono pronte a vivere senza più interruzioni tecniche, senza più time-out. Gli ultimi 12 minuti e 36 secondi del match qui al Pala AGSM Haim. Olimpia Verona 2, Savia testa Mantova 5, fallo di Jorge Santos, è il secondo del secondo tempo, è il primo dell'Olimpia Verona che va dunque a pareggiare questo conto 1-1. Cavessa cerca di affrontare in surplus Lucayan e poi... Una decisione abbastanza incomprensibile da parte di Carone che va a fischiare il fallo di Luca Ian su Cabessa senza attendere proprio una frazione di secondo che sarebbe stata sufficiente per concedere il vantaggio a Sabia Testa Mantova con Donin che aveva calciato benissimo con il mancino sotto l'incrocio. Sorprendendo Mazzoni per trovare il 6 a 2. Clamorosa decisione qui di Carone che non ha concesso il vantaggio. E ha fischiato il fallo di Lucayan su Cabesse, il secondo dell'Olimpia Verona, quindi fortunate e graziate in questo caso perché aveva trovato il gol Donin del 2-6. Jorge Santos raggiunge il servizio di Lucayan e guadagna il corner proprio sul tocco di Donin che aveva trovato, avrebbe trovato il, il sesto gol del suo campionato, il sesto gol stagionale. L'ex Olimpia Verona avrebbe trovato un altro gol dell'ex in questa partita dopo quello di Mattia Mascherona del 3-1. Jorge Santos, Luca Ian ancora Jorge Santos, Giannattasio, Luca Ian nuovamente in superiorità numerica all'Olimpia con il portiere di movimento Dario Raffaele Giannattasio che riceve proprio ora, gioca in posizione di ultimo uomo Jorge Santos, prima ha perso il pallone concedendo un'occasione a Donin che aveva però calciato dal cerchio di centrocampo fuori misura cerca di non perdere palla ora l'Olimpia Verona che in precedenza ha trovato una bella occasione ora altra splendida manovra con la splendida imbucata di Lucaian per Portuga, questa volta ricordi che va poi ad esultare come avesse segnato un gol ma davvero l'importanza è capitale di questa parata, grande splendida giocata di prima a tagliare in due letteralmente la difesa virgiliana da parte di Lucaian che ha trovato sul secondo palo Portuga che come in occasione del 2-5 di Ugas è stato completamente dimenticato dalla difesa mantovana. Poi però in questo caso Portuga è andato direttamente verso la porta, Ricordi che ha disinnescato il tentativo. Bravissimo il portiere ex Olimpia Verona. Jorge Santos, Giannattasio con la pisata verso Portuga, questa volta il suo sinistro di prima intenzione va a spegnersi sull'esterno della rete con Ricordi in Completo, pieno controllo. Mascherona, Cabessa cerca e trova Donin che controlla, serve all'indietro Mascherona. Undicesimo, eh, anzi decimo minuto della ripresa, cerca di lottare Ugas che perde però nuovamente palla sulla pressione di Leleco. Poi Donin che cerca di raggiungere il pallone filtrante di Mascherona che chiede scusa. Un pallone leggermente troppo lungo da parte del numero 11, è eh, uscito dalla propria area di porta. Mazzoni. Mascherona, Thiago Lemos, su di lui Portuga, l'ultimo tocco è proprio del numero 17 ex Fortitudo Pomezia, riesce nuovamente Mazzoni, rientra Giannattasio, nuovamente power play per l'Olimpia Verona che comunque ha creato diversi problemi alla difesa virgiliana con questa tattica, sta sfruttando bene, la sta muovendo bene il pallone, ora Luca Lucaianna verso Ugas, Ancora dal numero 10, poi Jorge Santos. Jorge Santos in buca per Portuga. Palla verso Giannattasio con i piedi all'altezza del primo palo, ricordi, trova diverse difficoltà a controllare il proprio lato sinistro. Il lato sinistro della propria difesa in sabbia testa Mantova su queste incursioni dell'Olimpia, su queste situazioni di inferiorità numerica con l'Olimpia che utilizza il portiere di movimento. Sempre da quel lato arrivano le problematiche, i problemi l'inferiorità numerica per il Testa che ora concede rimessa laterale. Anzi, no, Carone non è dello stesso avviso. E concede il rinvio dal fondo. Già battuto, bella giocata di Donin. Che però poi va ad interrompersi. Ci cerca i guai. Attenzione a Jorge Santos: Jorge Santos, Jorge Santos. Perde l'attimo, poi lo recupera e trova un gran gol: 3-5. <susurra> La grande giocata di Jorge Santos ha perso palla in modo banale Donin che prima aveva evitato eluso l'intervento di pressing, di, il tentativo di pressing da parte di Lucayan, poi però è andato a scontrarsi, a sbattere contro Ugas che ha recuperato palla, ha azionato poi Jorge Santos che si è presentato a 2x2 con e attenzione a Mascherona, 6-3, senza esclusione di colpi, senza... Soluzione di continuità senza un attimo di tregua, 6 a 3, doppietta per Mattia Mascherona. Terzo gol stagionale. Olimpia Verona che aveva appena riaperto, forse definitivamente più o meno la gara, portandosi sul meno 2, dimezzando il precedente svantaggio di 1-5. Poi però è arrivato il 6 a 3. Firmato da Mattia Mascherona con uno splendido, perfetto diagonale di destro che non ha lasciato scampo a Mazzoni. Battuto per la sesta volta e dunque il 6 a 3 del Mantova. Nel frattempo stiamo ancora raccontando il gol del 3 a 5 fermato da Jorge Santos, il settimo della. il sesto, scusate, della sua stagione, ha raggiunto nuovamente Ugas come miglior marcatore dell'Olimpia Verona. Siamo di Ugas che aveva recuperato palla su e aveva servito Jorge Santos, che sembrava aver perso l'attimo giusto della battuta a rete. A tu per tu con ricordi, poi però col mancino ha andato a trovare un splendido tocco sotto, infilando sotto la traversa e dunque per il 3-5, poi però dall'altra parte Mascherona, doppietta personale, 3-6. Attenzione a, Orge, a Tiago Lemos che ci prova addirittura in sforbizzata, in semi-rovesciata dalla propria area di porta, praticamente la tre quarti difensiva. Nulla di fatto, Jorge Santos, Ugas, ancora Jorge Santos 8 minuti e 30 secondi al termine. Portuga che cerca il suggerimento centrale, forse tocca inavvertitamente con il braccio, lascia correre la coppia arbitrale. Ugas ancora che cerca di smistare. Attenzione al tentativo direttamente di Mascherona dalla propria metà campo. Porta sguarnita, ora rischia molto l'Olimpia Verona, da <coughs> già con le mani. Mascherona anticipa Lucaian, poi però fa sfilare direttamente da Ricordi. Fase un po' convulsa della gara, palla poi raccolta da Ricordi con la testa. Jorge Santos a mettere fuori, rientrano Claro e Portinari al posto di Jorge Santos e Lucaian. Cabessa in posizione di pivo devo correggermi. Il gol del 4 a 1 l'aveva realizzato lui, non Vander Mendes Salas e quindi si trattava di un gol a testa, non la doppietta di Vander Mendde Salas. Ora Cabessa che cerca poi la doppietta personale. Dunque si è trattato del 14 gol in campionato di Cabessa, 15 totali considerando la Coppa Italia con la rete realizzata al Napoli e poi invece del Settimo in campionato, ottavo stagionale di Vander Mendes Salas. 6-3 dunque, doppietta solo per Mattia Maschera, Una rete di Gesulito, Cabessa e Vander Mendes Salas, oltre all'autogol di Portuga, per il team, per la squadra di Luca Castagna. Invece, Portuga, Ugas e Jorge Santos. 3-6, a 7 minuti e 15 secondi dal termine del match. Luca Iann è già rientrato sul parquet, Ugas. Sono già rientrati sia Jorge Santos che Luca Iann. Sono già usciti Portinari e è... Claro. Quindi Giannattasio verso Portuga. Un po' di spazio, glielo toglie velocemente Mascherona che va a deviare a sette minuti esatti dal termine. La sua conclusione in calcio d'angolo. Corner di cui si incarica proprio Portuga, che scodella all'interno del cerchio di centrocampo da Jorge Santos. Luca Iann, ancora Jorge Santos, ancora il 10 capitano giallo-blu. Lunga fase di possesso dell'Olimpia, che cerca il varco giusto con Jacopo Ugas, Jorge Santos ancora allargato verso Portuga. Gioco di gambe! Portuga, finta anche di corpo a deludere e a mandare fuori giri un paio di avversari a ricavarsi poi lo spazio utile a calciare verso la porta, la posizione defilata. Una diagonale che si perde sul fondo, non di molto, però si tratta di rinvio dal fondo per Enrico Ricordi, che va con le mani a servire l'autore di uno dei sei gol del. Salve a testa Mantova, Cabessa che è andata da Bandermendes Salas. Chiedo scusa nuovamente per l'errore in fase di racconto del gol del 4 a 1. Era stato di Cabessa di Anderson Carvalho Dos Santos il gol del 4 a 1, mentre Bandermendes Salas ha segnato il gol del 5 a 1. Jorge Santos, Gian Nattasio, ancora Jorge Santos, che allarga verso. Ugas che cerca di trovare lo spazio per andare a calciare, lo trova un destro deviato in calcio d'angolo, cerca di tornare nella gara l'Olimpia Verona per trovare nuovamente il meno 2, quello precedente, dopo il gol di Jorge Santos è durato davvero poco e ha ristabilito le distanze immediatamente Mascherona col secondo gol della propria partita. Natasio, Luca Lucayan cerca Nuovamente l'imbucata sul secondo palo per Portuga. Questa volta è stata una deviazione biancorossa a concedere solo rimessa laterale proprio davanti alla panchina virgiliana. L'Olimpia Verona Jorge Santos. Luca Jan. Luca Jan cerca di girarsi, lo fa bene, viene fermato però. L'Olimpia che recupera palla. Attenzione a Tiago Lemos con la testa provvidenziale in extremis il, il recupero di Jorge Santos. Con Ugas, Jorge Santos ha parato Ricordi che poi con i piedi va a calciare, trova la porta. 7 a 3. Enrico Ricordi, ennesimo gol dell'ex di questa partita. Direttamente dalla propria porta, è il secondo gol stagionale. Vedete l'intervento falloso di Mascherona su Jacopo Ugas. Ha concesso un inspiegabile vantaggio, infatti si lamentano molto i giocatori dell'Olimpia all'indirizzo di Campanella e anche di Carone che deve aver espulso un componente della panchina giallo-blu, deve aver espulso Antonio Sergio, preparatore dei portieri dell'Olimpia Verona. Espulso per proteste dopo l'ammunizione, sempre per proteste al direttore generale Mirko Reniera nel corso del primo tempo. Fallo poi cumulativo segnalato da Campanella, ma Jacopo Ugas cercando di servire Jorge Santos era stato atterrato irregolarmente da Mascherona, poi probabilmente Campanella ha considerato neanche totalmente erroneamente l'azione conclusa dopo il tentativo di Jorge Santos disinnescato, parato da ricordi, quindi considerando l'azione conclusa il vantaggio concesso e sfruttato. Ricordi si è rialzato, ha calciato direttamente verso la porta, è rimasta sguarnita. La centrata per il 7-3 per il secondo gol stagionale realizzato sempre in un Olimpia Verona. Savia Testa Mantova, questa volta a maglie invertite. Ci ha provato Jacopo Ugas con un destro che si è perso però sul fondo, lontano dalla porta difesa proprio da Ricordi. Dicevamo Ricordi che aveva segnato l'unico gol della propria stagione nel match d'andata dello scorso 4 novembre. Nel frattempo Mazzoni che esce per fermare Mascherona per evitare l'8-3. Ugas, doppio passo, gioco di gambe. Troia. Gian Jorge Santos. Ancora verso Lucaian. Guardate che abbiamo sentito un potentissimo tuono risuonare proprio all'interno del Palagi SM Aim. Lucaian attenzione, Vandermende e Salas che cerca la porta, non la trova per questione di centimetri, si perde sul fondo questa occasione, mancano 4 minuti e 10 secondi con il Savia Testamanto che rischia davvero di dilagare in questo finale con l'Olimpia Verona che sta cercando di fare il possibile. Di, per entrare nel match, attenzione a Luca Ianna che difende il pallone. Poco fa non è riuscito a commettere fallo su Vandermendes Salas, che è riuscito quindi ad andare alla conclusione. Attenzione a Portuga, Portuga e poi Jorge Santos che conquista il fallo sulla pressione irregolare alle sue spalle da parte di Lucas Baroni. Terzo fallo del Sabia Testa Mantova. In questa ripresa, diciamo in precedenza di Ricordi che aveva trovato l'unico gol della sua stagione prima di oggi in giallo-blu, proprio nel match d'andata dello scorso 4 novembre al Pala Neolù vinto poi 10-3 da Savia Testa appunto quando vestiva la maglia dell'Olimpia e oggi nella gara di ritorno con la maglia del Savia Testa-Manto va realizzato contro l'Olimpia Verona, due gol, uno con ciascuna maglia e uno proprio contro la squadra poi. Oh, avversaria, dicevamo di Mascherona prima il palo di Portuga colto col sinistro a ricordi battute poi Mascherona che dalla propria area di porta va a calciare verso la porta sguarnita e coglie un doppio palo clamoroso palo palo, palo di Portuga doppio palo di Mascherona nel giro praticamente di 10 secondi, emozioni infinite emozioni sempre più anche complicate da raccontare, da mantenere il ritmo di questa sfida che ha ancora 33 minuti e 28 secondi da raccontare, gara ormai chiusa, vediamo il replay con Portuga che finta il tiro con il destro, si porta il pallone con la suola sul sinistro, palla sul palo e poi Lucayane che non riesce a realizzare in tap-in, non riesce con i riflessi a depositare nella porta libera e dall'altra parte Mascherona che recupera palla dalla propria area di porta, va a calciare verso la porta opposta sguarnita e coglie un doppio palo clamoroso senza quindi riuscire a trovare per questione proprio di millimetri e con grande sfortuna la tripletta personale. Il quarto gol stagionale, dicevamo, ne avrebbe segnati già quattro e quelli di oggi sarebbero stati appunto il terzo e il quarto, anziché il secondo e il terzo, ma quello realizzato sul campo di vita service Pesaro è stato invalidato dalla sentenza poi della sconfitta. Tavorino 6-0 per la squadra di Pino Milella per l'irregolare schieramento di un giocatore che non doveva appunto essere tesserato e inserito in distinta. Ultimi due minuti e 40 secondi di gioco, 160 secondi da vivere con l'ennesimo gol, il nuovo gol del Savia Testa Mantova che trova l'8 a 3 con Lucas Baroni, che trova il quinto gol della propria stagione, il terzo con la maglia del Savia Testa Mantova dopo la... Doppietta realizzata contro Sandra Batabellino. Due gol l'aveva realizzati nella prima metà di stagione con la maglia della Fel di Eboli, 8 8-3. Olimpia Verona ormai totalmente sfiduciato. Olimpia Verona che forse potrebbe fare a meno di utilizzare il portiere di movimento per non incorrere in un punteggio sempre più umiliante. Ci stiamo per avvicinare al 10-3 a 3 della gara di andata. Siamo ora 8-3 a 3 con la rete di Lucas Baroni. La Giocata tra, Baroni, tra Portinari. Appena rientrato sul parquet Luca Ian disinnescato. La difesa virginiana con Mascherone che poi cerca Lucas Baroni, senza fortuna. Palla troppo lunga, rientra a cabeça, Esce proprio l'autore dell'ultimo gol, del gol che abbiamo visto poco fa. Portinari dentro il cerchio di centrocampo, sulla sinistra per Ugas. Ugas verso Juan Ignacio Claro che cerca il movimento dei compagni, si affida poi a Luca Ian, spalla la porta sulla guardia di Mascherona. Ugas, grande ennesima, grande risposta di Ricordi, decisivo tra i pali e anche con uno dei gol, il gol del momentaneo 7-3. Rimessa laterale in zona d'attacco per l'Olimpia, Portinari cerca l'imbucata per Nardi, anticipato, Cabessa gioca con il corpo, con la pressione di Portinari, Cabessa cerca di scavalcare nuovamente Mazzoni come proprio in occasione del gol del 4-1, del, sì, del questa volta però il suo pallonetto va a spegnersi dolcemente. Sulla parte superiore della rete, sopra la traversa, ancora Cabessa che cerca di saltare. Claro, Cabessa, 9 a 3. Sinistro perfetto, implacabile sul primo palo. Mazzoni, incolpevole. 9 a 3. Doppietta anche per Cabessa, che trova dunque la rete numero 15 in campionato, 16. Considerando anche il turno di Coppa Italia, raggiunge proprio Miseu. Gonsalves in testa la. Classifica, diciamo, dei migliori marcatori biancorossi. 9 a 3, sempre più umiliante per un Olimpia Verona che ha perso contro la penultima in classifica contro il Savia Testa Mantova, sia l'andata che il ritorno con punteggi davvero umilianti. Andata 10 a 3, ritorno 9 a 3, e ancora 67 secondi. Un risultato, appunto, che nella finale ha assunto contorni davvero umilianti. È entrato ora per l'Olimpia anche Emanuele Fiore. In frattempo ci prova Juan Ignacio Claro, la posizione defilata senza far paura a ricordi, un tiro comunque che si spegne poco lontano dall'incrocio di pari, dalla parte sbagliata però della rete sull'esterno. Sembrava comunque in completo controllo ricordi. Ultimi 45 secondi da far scorrere per il Savi Testamanto va da passare velocemente per Olimpia Verona che ora. Andrà a conoscere la ventesima sconfitta in 21 gare. Un solo pareggio, nessuna vittoria. una un campionato davvero da dimenticare. Portinari Portinari esce e gli fa nuovamente, gli toglie nuovamente il pallone, ricordi, davvero strepitoso. Oggi tra i pali. E anche dall'altra parte con un gol. La gioia personale 20 secondi. Si esaurirà probabilmente qui con un Olimpia Verona che rinuncerà ad attaccare, anzi no, perde palla. Cabessa si può lanciare davanti a Mazzoni. Cabessa che rinuncia al passaggio per Donin che avrebbe avuto la porta spalancata, prova a trovare la gioia personale e la tripletta. Ha deviato però Mazzoni mettendo in corner 12 secondi. Calcio d'angolo in favore del Savia Testa Mantova, da Salas, poi da Donin, Donadoni si esaurisce qui con qualche secondo d'anticipo. Risultano ad attaccare gli uomini di Milella, a difendere quelli di Luca Castagna. Finisce qui con la netta vittoria del Savia Testa Mantova sull'Olimpia Verona con il punteggio finale di 9 a 3. Andiamo a dare lettura velocemente delle marcature nel primo tempo, il vantaggio della Savia Testa con l'autorete di Portuga e poi il pareggio dell'Olimpia con la rete di Portuga nella porta corretta. Savia Testa che chiude però in vantaggio la prima frazione di gioco per effetto della rete al 19 ⁇ di Gesulito. Savia Testa che dilaga nella ripresa con Mascherona due volte, Cabessa due volte. Mendez Salas, Ricordi e Lucas Baroni. Inutili le reti per l'Olimpia Verona di Jacopo Ugas Jorge Santos. Quindi finisce 9 a 3 per il Savia Testamantova che raggiunge quota 10 punti in classifica e ottiene la seconda vittoria valida della propria stagione, sempre contro l'Olimpia Verona. Due, eh, scusate, un punto solamente per l'Olimpia Verona in questa stagione, un pareggio e arriva la ventesima sconfitta in 21 partite. Prossimo impegno invece per le due squadre con. L'Olimpia Verona che sarà impegnata nel turno infrasettimanale di martedì con tutte le gare in programma martedì eh, Olimpia Verona sul campo dell'Olympus Roma alle ore 17, alle ore 20 invece al Pallane Olu. Sabria Testa Mantua, che ospiterà il Pirossigeno Cosenza. Io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Filippo Salvadore e Alex Torinesi per le riprese. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione. risentirci per i prossimi appuntamenti di Calcia 5 su Futsal TV da Giacomo Mozza.